Dunque, il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, nella forma e nella specie dell'Eucaristia, sono il dono, l'Eucaristia è il dono grandissimo che Gesù ci lascia insieme al dono dello Spirito Santo. Ma l'Eucaristia ci dona lo Spirito Santo, così come è scritto nella liturgia quando la recitiamo. Questo dono potrebbe essere una novità fortissima per quello che è il popolo di Israele, e anche noi facciamo fatica a capire, a credere, o meglio, a occhi chiusi possiamo dire sì, credo che questo pane, questo vino, dopo la consacrazione, è corpo e sangue di Cristo. Ma capire perché sia stato fatto questo sacramento è più difficile. E ci sono molte cose che ci aiutano a capire, ma è un mistero molto profondo. Nella prima lettura c'è la citazione di questo episodio strano di Melchisedec, che incontra Abramo. Melchisedec non è un personaggio del popolo di Israele, è un esterno, uno sconosciuto, non si sa chi sia. Abramo sente talmente tanta venerazione per lui che gli offre le decime, cioè la decima parte di tutto quello che si raccoglie, no? Del raccolto dei beni. E questo sacerdote non è come gli altri sacerdoti, senza genealogia, senza stirpe, no? Ma è lui, unico, solo, e offre il pane e il vino. Vedete come all'inizio della storia del popolo di Israele, con il suo capostipite, voluto da Dio, compare una figura che non fa parte del popolo, ma qui il popolo di Israele futuro si inchina, è qualcuno che viene da fuori, che è il vero sommo grande sacerdote ed offre pane e vino. Tutti i padri, tutta la tradizione ha riconosciuto in questo, cominciando da San Paolo, che fa la lettera ai Romani, scusate, la lettera agli Ebrei, vedono in questo l'anticipazione del vero, unico e grande sacerdote che è Gesù Cristo, che è parte del popolo di Israele, ma non è della stirpe sacerdotale, che è la discendenza di Aaron, il fratello di Mosè, i Leviti. Sì, erano sacerdoti quelli per discendenza, non quelli che venivano eletti così per vocazione. Cosa che cambia con Cristo, perché la radice di ogni sacerdozio viene da sopra, viene dall'alto, viene da Dio. Allora questo essere fuori del popolo, qualcuno che è straniero ma che è sacerdote per il popolo, un sacerdozio che non perisce, eterno, senza origine, senza genealogia, senza stirpe, rappresentato da Melchisedec, è il Cristo, che è sacerdote, che offre se stesso come vittima. Noi diciamo che Cristo è vittima, altare, no? E sacerdote al tempo stesso, per offrire la vittima pura al Padre, che è se stesso. Dopo aver offerto se stesso, offre il pane e il vino, ma che egli tramuta in corpo e sangue, non in ciò che vediamo, ma in ciò che è nella sostanza. Questa trasformazione, che sarebbe meglio dire transustanziazione, perché cambia la sostanza ma non la forma, cioè l'aspetto, la specie, è il grande dono che Gesù ci fa, Dio ci fa. Ma ancora una volta è da capire per quale motivo un sacrificio deve essere il sacrificio di se stesso. E qui è più dura la faccenda, ma perché noi dobbiamo mangiare di questo sacrificio? E allora ci vengono incontro gli antichi sacrifici di Israele, voluti da Dio, tutti prescritti attraverso Mosè, nella Sacra Scrittura, dove meticolosamente vengono indicati i vari tipi di sacrificio. Si offrivano frutti, ma anche animali e il sangue, e i sacrifici erano distinti a seconda di quello che dovevano andare a chiedere o offrire a Dio. Noi abbiamo un unico sacrificio che li ricomprende tutti, e anziché fare un sacrificio diverso, noi offriamo una intenzione diversa. Fra questi sacrifici, che tutti sono raccolti nel sacrificio eucaristico, che è il sacrificio di Gesù sulla croce rappresentato sull'altare, c'era anche, oltre all'olocausto, in cui la vittima veniva tutta offerta a Dio e non bisognava consumarne, il sacrificio di comunione. Ed è interessante, perché è la stessa parola che noi usiamo, fare la comunione.
Che cos'è il sacrificio di comunione nell'antico? Per capire la continuità di quello che è il sacrificio che noi celebriamo qui sull'altare. Nel sacrificio di comunione la vittima veniva offerta dall'offerente, si era messa sull'altare, c'era il sacerdote che lo offriva a Dio, e una parte di questa doveva essere consumata dall'offerente davanti a Dio. In questo modo ciò che è messo sull'altare e che io dopo consumo perché è di Dio diventava parte anche di me. Cioè io ero in comunione con Dio perché quella stessa vittima che ho messo lì per essere consumata per Dio Padre un po' ne mangiavo anch'io. Il sacrificio di comunione voleva dire io sono vicino a te, sono parte di te, la tua volontà è la mia. Cioè rispondo alla grande vocazione del patto, l'alleanza, dove Dio dice seguite le mie indicazioni, camminate dietro a me, pensate al pellegrinaggio di Israele, no? Nel deserto, uscendo dall'Egitto verso la terra promessa, e io vi darò la terra promessa e vi darò la vita. Allora il sacrificio di comunione viene attuato in modo perfetto da Cristo, che dice offro me stesso come vittima sull'altare, che è la croce. E voi mangerete di questa carne, non materialmente, ma attraverso un'altra materia nella quale c'è la sostanza vera del mio corpo e del mio sangue. Così voi siete in unione con la volontà del Padre attraverso l'offerente, la vostra offerta e la vittima che è pura e gradita a Dio, che sono io stesso perché sono puro e senza peccato, dice Gesù. Vedete come pian piano si prepara nei secoli, nei millenni, l'Eucaristia. Ancora però non, il popolo di Israele non era pronto, perché quando dice chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non può avere la vita eterna. Questo linguaggio è troppo duro e i discepoli se ne vanno, lo lasciano. Quel momento tragico, rimane lui con i dodici e dice volete andarvene anche voi? La risposta di fede di Pietro la conosciamo. Da chi andremo? Dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. È un atto di fede. Vita eterna vuol dire tu solo hai delle parole che ci introducono, oltre che ci parlano, nella vita eterna, che vuol dire nella vita dello Spirito di Dio. Tu hai parole che vengono direttamente dal cuore di Dio e toccano la nostra anima. Il resto è un deserto per noi. E poi c'è ancora questa immagine che viene ripetuta. Allora voi sapete della manna nel deserto, dove Dio dispone come nutrimento del corpo, il segno della sua provvidenza, questa manna che scende ogni giorno sul luogo dove era accampato Israele. Dove lo raccogliere ogni giorno, uscire fuori dall'accampamento, raccogliere, questa è una sostanza che veniva usata come farina e quindi potevano fare il pane. Era anche questa una sostanza che non c'era sulla terra, ma veniva dal cielo, come il sacerdote viene dal cielo. Notate che il corpo di Cristo è il corpo che del Figlio di Dio che dal cielo viene, si fa uomo, assume un corpo per darlo a noi come cibo. E Gesù stesso dice i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono perché era il cibo per la vita materiale. Io vi do la vera manna, il vero cibo disceso dal cielo e sono io il pane disceso dal cielo. E qui ancora si costruisce, no? Questo mistero a cui arriva la vigilia della sua passione, della sua morte, che è l'Eucaristia. Dunque c'è il mistero di un nutrimento che sia materiale, io provvedo a voi se voi cercate il regno di Dio. Io provvedo a voi con la manna, se voi continuate a camminare, non vi fermate, non tornate indietro in Egitto, ma andate verso la terra promessa. Io vi nutro di un pane materiale, provvedendo a voi per la vita materiale sulla terra, ma dandovi un pane spirituale che vi dà la forza interiore per continuare, per camminare come i vostri padri nel deserto, in questo deserto di questa vita qui sulla terra, e giungere nella terra promessa che è la vita eterna, il paradiso, la quale si ottiene solo se abbiamo la vita di Dio in noi che si è trasmessa attraverso Cristo. Non è che si arriva di là e poiché siamo morti, adesso siamo in paradiso. Il paradiso è comunione con Dio. Se Dio non l'ho voluto, non c'è la comunione. Se non ho seguito la sua volontà, i suoi comandamenti, non c'è comunione. Se non ho mangiato la sua carne e il suo sangue, quello del Figlio, che è anche Dio, non sono in comunione perché garantisce per me non la mia imperfezione, ma la perfezione di chi
si è lasciato uccidere per me e dice garantisco io per lui e garantisco per lui la perfezione che adesso non ha. La guarigione dei suoi mali fisici, ma soprattutto la guarigione dei suoi mali spirituali, i suoi difetti, i suoi peccati, li guarisco io. Al Padre garantisce Gesù per noi. Questo sacrificio di comunione ci rende una cosa sola con l'offerente perfetto, il Melchisedec, quello vero che è il Cristo, sommo eterno sacerdote, ci fa uno con Lui e dunque possiamo entrare nella vita eterna. Diversamente non si entra perché non abbiamo il passaporto, non abbiamo la situazione, non abbiamo la condizione spirituale. E chi non passa attraverso di me, dice Gesù, è un ladro e un brigante. Chi pretende di entrare a una festa senza l'abito nuziale, dice in una parabola Gesù, viene cacciato fuori, e l'abito è quell'essere rivestiti di una sostanza nuova, di un essere nuovo che noi non siamo e non possiamo darci, che è la stessa che ha Gesù, è il suo stesso abito, è Lui stesso che ci riveste della sua luce e della sua perfezione, del suo amore e della sua divinità. È questo l'abito bianco con cui noi entriamo, simbolizzato dai bimbi della prima comunione con l'abitino bianco, no? Che oggi hanno fatto una prima comunione. È questo quello che noi facciamo con questo altare e questo sacrificio. E come vedete qui Gesù nel miracolo che compie, 5.000 uomini con 5 pani e 2 pesci, li sfama tutti quanti, ma la condizione è il simbolo, il segno di quello che era accaduto in Israele nel deserto. Venivano condotti in un luogo deserto e seguivano la volontà di Dio, la colonna di fumo e di fuoco, che si alzava, si accendeva e diceva se il volontario dell'accampamento e proseguivo o rimanere. E così Gesù che va e ammaestra il suo popolo, sono 5.000 uomini, sono in una località deserta, lo seguivano, lui andava, la gente lo seguiva, aveva i miracoli, senz'altro, ma volevano anche sentire queste parole di vita eterna. Dunque Gesù conduce nel deserto gli uomini, le persone, il suo popolo che lo ascolta, lo nutre lui, ci pensa lui, anticipando con questo non solo la provvidenza che avrà per il futuro, quando dice non preoccupatevi di cosa mangeremo, di che cosa vestiremo, a questo pensa il Padre vostro che è nei cieli, voi preoccupatevi invece di cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Questo pellegrinaggio è il nostro cammino verso il regno di Dio e la sua giustizia in questo mondo che è esattamente il contrario. Noi testimoniamo di essere un popolo diverso perché non seguiamo le leggi del mondo, le luci del mondo, ma seguiamo la vera luce che è Cristo, che ci conduce in questa vita, pellegrini in questo mondo per entrare nella terra promessa. Dunque l'Eucaristia è il sacrificio che cancella i nostri peccati, ma al tempo stesso nutre la nostra anima, conferisce lo Spirito Santo e man mano che noi procediamo e camminiamo verso la terra promessa, ovvero verso il Paradiso, Cristo ci cambia, non ce ne accorgiamo, ma ci cambia dentro. Solo gli ostinati che lo rifiutano non saranno salvati, ma gli ostinati invece nel suo amore, nel seguirlo, saranno perfezionati nonostante le loro imperfezioni. Noi saremo tutti salvati perché vogliamo aderire a Cristo. E il sacrificio dell'Eucaristia purifica i nostri peccati, che sono le imperfezioni, non il peccato che conduce alla morte, che è voltare le spalle a Dio. Dunque questo è il senso dell'Eucaristia, nutrimento, purificazione, trasformazione del nostro essere, identificazione con il Cristo per poter entrare finalmente nell'unione col Padre. È la grande porta, è la grande via, l'unico modo per la santità. La santità è la presenza stessa di Dio che si sostituisce alla nostra povera umanità. Non è fare le cose un po' per venire, è molto di più, è un essere divinizzati e questo è il sacramento. Il sacramento dell'Eucaristia ci divinizza, cioè ci fa diventare come Dio, a sua immagine e somiglianza. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.